Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Giuseppe Roccasalvo, vi parlo per conto del portale Vision Forex. Vi dimostro che è tarda ora perché sono le 23:16 e registro questo video perché a distanza di tempo si sta verificando una dinamica tecnica interessante per quanto riguarda il mercato americano, in particolare per quanto concerne il Nasdaq 100, che vi mostro proprio in sovraimpressione. Cos'è accaduto? Il mercato ha realizzato dei nuovi record sulla news che è stata pubblicata intorno alle 15 anche all'interno del nostro canale Telegram dal buon Francesco Cerulo, dove, come vi mostro in sovraimpressione, il presidente Joe Biden ha comunicato che nominerà Jerome Powell per un secondo mandato come presidente della Federal Reserve. Reazione del mercato intorno alle 3, forte rialzo per quanto riguarda il mercato americano, per poi nelle successive ore di contrattazione riassorbire tutto. Andiamo a vedere però i grafici a livello tecnico, perché per la prima volta, soprattutto per quanto riguarda il Nasdaq, si sta configurando un segnale teorico ribassista. Andiamolo a vedere. Come mostrato all'interno del grafico, è chiaro evidenziare una tendenza incredibile, una bull run incredibile che ci accompagna da tutto il 2020 e a seguire anche con tutto il 2021. Quello che però, zoomando all'interno del grafico, possiamo andare a notare è la prima volta a distanza di tanto tempo che il mercato nega un massimo di swing precedente, creando un chiaro segnale ribassista. Infatti, se andiamo a vedere quello che sono stati i nuovi record realizzati tra giovedì, venerdì e anche oggi nell'intraday, intorno ad area 16.752, vedete come la chiusura di mercato nota un chiaro segnale ribassista sotto quelli che erano i massimi di swing del 5 novembre 2021. Il motivo del video non è cercare segnali ribassisti sul mercato estremamente long, ma è farvi riflettere a livello tecnico su quello che potrebbero essere aree interessanti dove il mercato potrebbe un attimo prendere un respiro in una fase di leggero consolidamento o addirittura realizzare una leggera flessione al ribasso. Come potete notare sempre dal grafico che vi mostro in sovraimpressione, il segnale è un chiaro segnale tecnico. Guardate un attimo cosa è successo. Quindi mercato che genera i nuovi record il 5 novembre. Pullback, ok, mercato che torna a realizzare nuovi record, ma li nega con la candela di oggi. Inoltre, se vogliamo parlare anche di price action, cioè di azione di prezzo nel tempo all'interno del grafico, notiamo come le ultime due candele, vale a dire la candela positiva di venerdì e la candela al momento di oggi negativa, sono un chiarissimo segnale ribassista per quanto riguarda la price action. Si chiama doppio massimo l'overclose, oppure, in modo del tutto semplice, non è altro che una bearish engulfing. Un segnale tecnico che starebbe ad indicare come una rottura del minimo della candela di oggi potrebbe portare ulteriore debolezza, almeno per quanto riguarda un range uguale all'1-1 del movimento. Significa che il mercato potrebbe, nel corso delle prossime giornate, qualora dovesse rompere i minimi di oggi, ritornare intorno ai minimi del 10 novembre del 2021. Chiaro che qualora ovviamente si dovesse innescare un segnale di questo tipo, parlo solo a livello teorico perché non voglio dare segnali di trading, lo stop sarebbe leggermente sopra i massimi precedenti. E quindi in quel caso una gestione corretta della posizione vedrebbe anche un dover spostare lo stop loss da quello che è in questo caso i massimi precedenti, qualora dovesse raggiungere il prezzo il 50% del target, proprio a livelli di ingresso a break-even point. Volevo realizzare questo breve video non per dare o fornire, lo ripeto ancora una volta, dei segnali di trading, ma perché per la prima volta a livello teorico si è generato all'interno del Nasdaq un chiaro segnale di una falsa rottura di nuovi record storici. Quindi non solo abbiamo una falsa rottura di nuovi record storici creati sull'euforia della news di Joe Biden, ma in più il mercato a livello proprio tecnico di price action su questi record ha generato un doppio massimo lower, quindi un segnale di price action negativo. Secondo voi potrebbero essere questi prezzi a distanza di un mese dalla chiusura dell'anno che possono un attimo frenare l'ascesa dei mercati americani di quest'ultimo periodo? Beh, il motivo del video era proprio quello di far riflettere e ovviamente segnalarvi quello che a livello tecnico è sicuramente non un buon segnale dai prezzi attuali per i mercati americani, in particolare per il Nasdaq. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto cliccate un like, l'ho fatto in tarda ora, vedete sono le 23:22 in questo caso, spero sia di vostro gradimento e se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tutti i nostri contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.